club isn't my best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we took. Ok, lo introduciamo così il vlog. Che hai chiamato blog, tra l'altro, non è scusa. Mi dispiace, io sono strabica, soprattutto senza trucco. Però questo è l'inizio del video e questa è la mia band. Ciao, fate casino. No, però potrei rompere la videocamera. Voglio uno strumento che non c'entra niente con me. Ciao. Oggi siamo qui riuniti. Oddio, sono stranissima. Sto facendo una cosa che non mi compete, ovvero introdurre un video e devo guardare fisso qua. Ho deciso che farò una mini intervista al giorno ad ogni componente della mia band, me compresa. Se la volete mi faccio un'intervista da sola. E quindi niente, oggi ho deciso di intervistare il mio tastierista, pianista, induista, e non so che domande gli farò, però io ne farò poche, brevi e coincise. You. Comunque ragazzi, ciao a tutti, ciao. Ciao, lui è You. Ma che fatti il microfono? Esatto. Vai. Sono un po' a disagio con tutta la troupe davanti, non so. Allora, lui è il mio tastierista. Ma magari non ve ne frega nemmeno niente, ma però... Ma come no, cavolo? Siamo qui per intervistare uno dei tastieristi più famosi al mondo, dell'universo. Sì, proprio lei. Allora, scelta. Ci dica come si chiama? Yuri. Cognome? No, cognome no, brutto. Cognome? Barilaro. Ok. Però voglio farti delle domande scomode. Domande scomode. A parallelepipedo. Allora... Veniamo a noi. A che età hai iniziato a suonare il pianoforte? No, ma dai, queste domande. Diciamo che. Ma no, una domanda meno perché ancora non ho imparato. Non suono ancora il pianoforte. Io in realtà a 10 anni. Ho cominciato a suonare il pianoforte a 10 anni. Mi sono innamorato di questo strumento. Vedendo ho visto un pianista suonare un giorno e rimasi lì tutto il tempo a guardarlo. E da lì mi innamorai di questo strumento e poi non l'ho più lasciato. Quindi eccomi qua. Questo è amore. No, io vorrei dire una cosa, aggiungere dei miei commenti personali. E per me questi diciamo, concerti sono un po' particolari perché ho un rapporto con Federica che nasce diciamo quando lei era bambina. Detto così è brutto. No, nasce un rapporto musicale quando lei era ancora piccola. Yuri è come un fratello, grande. E diciamo che posso vederla, insomma... Di condividere con lei dei palchi così importanti per me è veramente un bel traguardo. Era piccolina quando sognavamo e la vedevamo lì che cantava e faceva questi concorsi. Quando mi insegnava i pianoforti, disagio, non andavo io non volevo infierire. Però sono molto emozionato, una cosa molto bella e sono molto contento per Fede. Quindi ecco, volevo dire questa cosa. Quindi basta, ho finito. No, non ho finito, voglio fare tutte le domande. Allora... Aspetta, fammi pensare. Allora, non sono a fuoco, però adesso io faccio delle domande. Se volete fare delle domande ai miei musicisti, poi sotto ogni video scrivetele. Magari anche non scrivere appena Federica mi mandi gli auguri. Tutti il compleanno ogni volta che lei posta una foto, è una roba incredibile. Vi voglio bene. Vabbè, quindi se volete fare delle domande ai miei musicisti, visto che comunque ne hanno viste delle belle nella loro vita. Vai fuori. E niente, lui era Yuri, Barilaro, c'è anche a strato il video. E niente, testa. Ci vediamo domani con un altro video e ne vedrete delle belle. E anche delle crude, delle brutte. No.